Secondo me è una serie TV molto molto significativa, molto piena di significati. Ciao a tutti, io sono Nenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video consiglio di serie TV. Ne avrei 10 in realtà, però siccome uscirà un video troppo lungo se parlo di 10 serie TV in un video, ho deciso di fare 5 consigli oggi e 5 settimana prossima, quindi aspettatevi un altro video di consigli di serie TV. Intanto iniziamo subito con questo video e la prima serie TV che vi voglio consigliare si chiama Le Miserable, ovviamente Miserabili, che non vi sto a dire trame e cose varie perché dovreste conoscerla, cioè chi è che non conosce Miserabili, che poi è un vari intrecci covari, cioè veramente cose assurde. Ovviamente io che ho letto sia il libro che ho visto il film che è cantato, cioè adoro, non potevo non guardare questa serie TV, è ancora in corso mentre sto registrando questo video, poi non so, penso che sia ancora in corso quando lo pubblicherò. Comunque io ve la consiglio perché cioè, se avete amato il libro e il film non potete non amare questo film perché io la sto adorando tantissimo. La seconda serie TV è A Million Little Things, che racconta di un gruppo di amici che ritiene l'amicizia appunto fatta di milioni di piccole cose, perché effettivamente l'amicizia, anche secondo me, è così, formata di tantissime piccole cose in cui, secondo cui si deve basare. Però questo gruppo di amici, diciamo che sono un po' in crisi, un po' abbattuti, e la morte di uno di loro farà riscattare la scintilla e vorranno riprendere la loro vita in mano, perché alla fine la morte potrebbe arrivare da un momento all'altro e poi noi non abbiamo concluso niente della nostra vita. Poi se mettiamo le corna ovviamente, però non si sa cosa la vita ci può riservare, quindi vivere la vita come si crede e sempre nei limiti, non fate cazzate per favore. Quindi secondo me è una serie TV piena di significati. Secondo me se è una miniserie, quindi c'è una stagione sola, quindi potete tranquillamente vederla magari tra una serie TV e l'altra, ci potete mettere anche questa. Terza serie TV, Single Parents, una serie TV molto molto divertente che racconta di questi genitori single che hanno formato, diciamo, un gruppo, sono amici e in ogni puntata fanno cazzate con i propri figli, che devono appunto, cioè si scambiano consigli anche come crescere i figli, i loro bambini, che sono amici tra di loro, però diciamo che passano un sacco di guai per andare dietro ai propri figli, insomma. Molto molto divertente, attualmente c'è una sola stagione, non so se sarà rinnovata per una seconda, dovrei informarmi, magari prima di registrare il video così almeno posso dare delle certezze, vabbè comunque non lo so, però molto molto divertente, anche qui potete inserirla magari tra una serie TV e l'altra, ma anche tra una stagione e l'altra di una serie TV, e molto molto divertente, anche molto sbrigativa. Per quarta serie TV, When Heroes Fly, anche questa molto intensa come serie TV, perché questa serie TV israeliana racconta di quattro amici che hanno litigato dopo un'amicizia molto forte e intensa durante la guerra in Libano, perché effettivamente loro hanno preso parte tutti e quattro in questa guerra nel 2006, se non sbaglio. Però diciamo che dopo questo litigio non si vedono per anni, però dopo appunto 11 anni si devono rincontrare, all'inizio un po' forzatamente, perché comunque quel litigio ancora gli era passato, diciamo, di cazzatura. Si rincontrano perché hanno scoperto che una ragazza che sorella di uno di loro è ex fidanzata di un altro, che creduta morta, diciamo che si riviva, la rincontrano viva e tipo what the fuck, e quindi devono scoprire dov'è che sia,
e scoprire che cosa è successo in questi 11 anni, ma soprattutto cosa è successo 11 anni fa e che cosa ha scatenato il loro il pensiero di che potesse essere morta, cioè perché loro credono che fosse morta invece che no. Una stagione miniserie, anche qui potete incastrarla tra una stagione e l'altra, se una serie TV e l'altra. Questo viaggio vi fa rincontrare questi amici che erano inseparabili e riescono a far pace alla fine, perché cioè, non potevano non far pace, hanno condiviso veramente tanti anni, tante cose. Soprattutto molto bello la loro volontà di ritrovare questa ragazza. Io ve la consiglio troppissimo perché è molto molto bella, quindi magari potete dare una chance. Quinta e ultima serie TV di oggi è Mr. Robot. Allora, io ammetto di aver iniziato Mr. Robot solo per Rami Malek. Rami Malek io lo conosco da tanti anni perché l'ho scoperto con Una notte al museo. Comunque, inizia da solo per Rami Malek, che mi è piaciuto troppissimo, quindi non potevo non consigliarvela. E cioè, non credo che ci sia qualcuno che non abbia ancora visto Mr. Robot, o comunque che non abbia ancora intenzione di vederla, perché, cioè, dovete vederla. Il protagonista è Elliot, il famoso Mr. Robot, che è un informatico, però nella vita privata è anche un hacker, perché ovviamente poteva fare l'informatico e non essere hacker, giusto? Vabbè. Elliot però è leggermente schizofrenico, infatti lui non hackera i computer ma hackera le persone, nel senso tramite l'hackeraggio stalkerato. E ovviamente viene ingaggiato per fare cose illegali di hackeraggio, però cioè raga, non scherziamo infatti Elliot vuole distruggere la Evil Corp, come la dice lui, malvagia, perché ha causato, cioè lui ritiene che abbia causato un disastro ambientale dove è stato anche coinvolto suo padre, dove è morto effettivamente, e quindi lui vuole vendicare suo padre e distruggere questa Evil Corp. E io ve la consiglio tantissimo, raga, cioè è veramente bellissimo. Poi tra l'altro dovrà uscire la quarta stagione, che sarà l'ultima, però raga, secondo me saranno solo quattro stagioni, però cioè quattro stagioni da quattro stagioni, cioè vabbè, non ho parole per descrivere questa serie TV, talmente che è bella, cioè la dovete vedere, raga, per potermi capire, la dovete vedere per potermi capire, quindi per favore fatemi questo favore, iniziate da Mr. Robot e poi vedete anche tutte le altre. Bene, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste 5 serie TV se le avete viste e soprattutto se avete altre serie TV da consigliarvi, perché io non ne ho abbastanza, nonostante ce ne siano miliardi che sto guardando, che devo guardare, non sono mai abbastanza. Quindi se volete consigliatevi qualche serie TV e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!